Приветствую вас, господин президент. Hello. Добрый день. Good to see you again. L'incontro in video di ieri pomeriggio tra il presidente russo Vladimir Putin e lo statunitense Joe Biden è cominciato con le risate del primo e l'augurio «spero di vederti presto» del secondo. Ma il clima, in apparenza disteso, nascondeva la tensione dei due leader per l'argomento più spinoso di cui avrebbero dovuto parlare, cioè l'Ucraina, protagonista con i russi di un conflitto che va avanti ormai da 7 anni e di nuovo al centro della scena internazionale. Pochi giorni fa, il Washington Post ha svelato un allarmante rapporto dell'intelligence americana. La Russia sarebbe pronta a invadere l'Ucraina già a gennaio, con 175.000 soldati che il Cremlino nelle ultime settimane ha mosso vicino al confine. Nell'episodio di oggi, Francesco Battistini, inviato del Corriere, racconta le ragioni di questi venti di guerra, mentre Eleonora Attafuro Ambrosetti, ricercatrice dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale, spiega cosa c'è di vero e quanto l'Europa debba preoccuparsi. Io sono Francesco Giambertone e questo è Corriere Daily di mercoledì 8 dicembre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Francesco Battistini, partiamo da un ripasso di storia recente. Che cosa è successo negli ultimi 7 anni tra Russia e Ucraina? L'anno clou dell'Ucraina è il 2014, quando scoppia la rivolta di Maidan a Kiev contro il presidente anti-europeista e anti-NATO Yanukovych, e la folla lo caccia in una rivolta anche sanguinosa a Kiev. L'Ucraina in quel momento sembra spostarsi su un asse ormai definitivamente occidentale, c'è in ballo la sua adesione alla NATO. Invece cosa succede? Succede che poche settimane dopo Maidan la Russia di Putin invade la Crimea e con un referendum in pochi giorni la annette. La Crimea è filorussa e russofona e diventa quindi parte della Russia e viene tolta all'Ucraina. E subito dopo scoppia proprio a est dell'Ucraina, cioè nel Donbass, nelle regioni delle miniere, dei grandi stabilimenti ancora dell'epoca staliniana sovietica, scoppia la rivolta dei separatisti russi che chiedono di staccarsi dalla nuova maggioranza che si è formata a Kiev e quindi di separarsi, di andare con la Russia. Da quel momento scoppia una guerra, una vera guerra, che ormai dura da più di 7 anni, ha fatto più di 14.000 morti, quasi 1 milione di sfollati. Questa guerra è una guerra a bassa tensione che ha portato prima alla nascita di 2 repubbliche autoproclamate, indipendenti, riconosciute solo dalla Russia, da nessun altro nella comunità internazionale, che sono le repubbliche di Donetsk e di Luhansk. Si è creata una situazione di stallo con l'Ucraina che di fatto è diventata un po' ostaggio di quella che si chiama ormai la nuova guerra fredda, è diventato proprio il limite, il confine dello scontro fra il blocco russo e l'Europa, l'Occidente e la NATO. La Russia rivendica da sempre che l'Ucraina dovrebbe stare quantomeno nella sua sfera di influenza. La scorsa estate Vladimir Putin ha scritto di suo pugno un lungo articolo per spiegare queste tesi. Che cosa diceva? L'articolo, che si intitola «Sull'unità di ucraini, bielorussi e russi», spiega che sostanzialmente l'Ucraina fa parte di un unico popolo, popolo della madre Russia, territorio che risale ormai ai tempi del Medioevo, sta parlando del 1100, che quindi andava dalla Slovacchia orientale alla Polonia orientale, comprendeva la Bielorussia, l'Ucraina, la Russia, accomunato tutto dalla medesima radice slava, dalla medesima radice poi religiosa ortodossa. La dissoluzione dell'Ucraina, il distacco dell'Ucraina dalla Russia, dall'ex Unione Sovietica, è stato un evento traumatico che il Cremlino, Putin, la Russia non ha mai digerito. Oltre ai motivi identitari, la Russia puntava a far entrare l'Ucraina sotto la sua ala economica. Eleonora Attafuro Ambrosetti, qual era il piano? Mosca voleva includere l'Ucraina nel progetto economico
dell'Unione Economica Eurasiatica, e nel momento in cui l'Ucraina stava invece per firmare l'accordo di associazione con l'Unione Europea, diciamo, ha fatto la voce grossa, continua a fare la voce grossa anche adesso, ha chiesto delle garanzie per la propria sicurezza nazionale, e queste garanzie sono appunto che l'Ucraina non solo non diventi pieno membro della NATO, ma che non diventi una sorta di membro non ufficiale, cioè di fatto un membro, nel senso che riceve assistenza finanziaria e militare ingente dagli Stati Uniti e dagli altri membri della NATO, però insomma di fatto formalmente non un membro. Quindi la Russia vuole questo, la Russia percepisce questa collaborazione crescente tra Ucraina, ma anche Georgia se vogliamo, e blocco occidentale come una minaccia alla sicurezza nazionale, e vuole evitarlo a tutti i costi. In questo conflitto latente la Russia spaventa l'Ucraina con un'altra arma, un gasdotto che rischia di affamare Kiev. C'è poi la questione del gasdotto Nord Stream 2, che dalla Russia dovrebbe collegare l'Europa girando l'Ucraina. Gli Stati Uniti non l'hanno mai bloccato, creando malumori a Kiev. È un gasdotto che è oggetto di scontro fra russi e tedeschi, insomma è una questione che dura ormai da molti anni. La Ucraina stessa lo considera una minaccia diretta alla sua esistenza, perché si dice che naturalmente è uno strumento che può dare a Putin la possibilità di aprire e chiudere i rubinetti quando vuole, aggirando, diciamo così, la tassa ucraina che invece fino a questo momento aveva sempre dovuto pagare passando sul territorio di Kiev. Oggi il Nord Stream 2 è ancora fermo e le diplomazie sono al lavoro per sbloccarlo. Se dovesse entrare in funzione, l'Ucraina ci rimetterebbe una montagna di soldi. Dottoressa Tafur Ambrosetti, perché? L'Ucraina ha questi diritti di transito che costituiscono circa il 7% del PIL, quindi si parla veramente di una fonte importante di entrate per l'Ucraina, e appunto bypassando l'Ucraina, Mosca infligge una punizione molto forte a Kiev ed è appunto un'arma geopolitica molto importante. Uno dei punti centrali di questa vicenda sono gli accordi di Minsk, di cui parlava Francesco Battistini all'inizio di questo episodio, e che prevedono che i russi ritirino le truppe dal Donbass per avere in cambio più autonomia nelle regioni orientali filorusse. Ma né la Russia né l'Ucraina vogliono fare il primo passo. E con tutta questa tensione accumulata arriviamo alle ultime settimane e alle rivelazioni della stampa americana. I russi avrebbero spostato quasi 200.000 soldati al confine con l'Ucraina. La preoccupazione è inevitabile, ma era già successo nel passato recente che il Cremlino esibisse la propria potenza militare in quell'area, senza poi aggredire davvero. Perché stavolta è diverso? Quest'anno, questa volta, la novità è che vengono date delle cifre impressionanti, cioè si parla di 175.000 uomini divisi in 10 battaglioni tattici, praticamente il doppio dei militari che quest'estate hanno partecipato alle esercitazioni militari russe al confine con l'Ucraina, che avevano già creato allarme internazionale. Ecco, questi movimenti, fotografati anche dai satelliti americani nella regione di Donetsk, nel Donbass, hanno provocato allarme, perché gli ucraini sostengono addirittura sia state già create delle linee per unità mediche, delle linee per il rifornimento di carburante, quindi che Putin si stia preparando a una vera e propria guerra. Si è parlato di una invasione addirittura per la fine di gennaio del 2022, cioè tra due mesi. Che cosa ci sia di reale in questo momento è difficile dirlo, perché già più volte abbiamo visto come questa tattica russa della cosiddetta diplomazia coercitiva, del cercare insomma il bastone carota, del muovere le truppe per poi arrivare al tavolo delle trattative, del negoziato, anche solo del colloquio tra due presidenti con una carta in più, è uno strumento che i russi hanno usato spesso. Insomma, si sarebbe trattato solo di una manovra per arrivare più forti all'incontro di ieri? Non credo che l'obiettivo sia quello di annettere altre porzioni del territorio ucraino, altrimenti in passato Mosca avrebbe potuto tranquillamente farlo, anche perché le due repubbliche separatiste di Donetsk e di Luhansk, che sono appunto nella regione del Donbass, dipendono già
da Mosca a livello politico e finanziario. Se Mosca avesse voluto annetterle, avrebbe potuto farlo in passato, ma non credo che sia questo l'obiettivo. Io penso che sia più un modo appunto per riorganizzare le proprie forze, per dare sfoggio alle proprie capacità militari e irrobustire anche la posizione negoziale di Mosca, visto che c'è un impasse in questo momento. Gli accordi di cessate il fuoco di Minsk non vengono rispettati e non è solamente colpa, tra virgolette, di Mosca, anzi, alla base del mancato rispetto c'è una diversa interpretazione degli accordi di Minsk e anche la consapevolezza da parte dell'Ucraina che questi accordi sono stati stretti in un momento in cui l'Ucraina era molto debole, quindi Kiev vede gli accordi come troppo favorevoli a Mosca, nel senso che danno troppa autonomia alle repubbliche separatiste, quindi Kiev teme che questo leda la propria sovranità e la capacità di governarsi. Quando la stampa ha parlato della possibile invasione russa in Europa, gli Stati Uniti hanno alzato la voce, hanno detto subito di essere pronti a colpire Mosca con sanzioni economiche durissime. E alla fine Putin e Biden ieri si sono seduti a un tavolo in videoconferenza. È molto presto per capire se l'Ucraina sia fuori pericolo, ma l'Europa ha fatto qualcosa per proteggere Kiev? Non c'è effettivamente un progetto serio, soprattutto quando si parla di membership europea, per far entrare l'Ucraina. Anzi, stiamo ancora a fatica portando avanti un processo di adesione per molti, almeno dei Balcani occidentali, che hanno adesso lo status di candidato, e non dimentichiamo anche la Turchia. C'è una sorta di fatica dell'allargamento tra i tre membri, una capacità appunto ridotta di assorbire nuovi membri, soprattutto membri problematici come l'Ucraina. L'Ucraina è uno dei paesi più poveri d'Europa, insieme alla Moldavia, è un paese in guerra. È vero che gli ucraini hanno ormai messo le aspirazioni euroatlantiche nella propria costituzione, però i limiti non sono solamente limiti dettati dalla Russia, ma sono anche dei dubbi forti tra i membri sia NATO che dell'Unione Europea. E in questo quadro, che molti analisti definiscono di nuova guerra fredda, c'è un altro pericolo. Si chiama Turchia. Il problema è il rischio che entrino nuovi attori sullo scenario di questa guerra. Uno per tutti è la Turchia di Erdogan, che è comparsa anche qui, come è già comparsa su altri scenari, dalla Libia alla Siria, in qualità di fornitore di armi e di droni a Kiev e all'esercito ucraino. La Turchia potrebbe giocare un ruolo in qualche modo destabilizzante. E poi c'è il fattore naturalmente Europa, il fattore NATO. Sia la NATO che l'Europa si sono già schierati in maniera molto netta. Josep Borrell ha detto che l'Europa sa da che parte stare e starà sicuramente al fianco di Kiev in un eventuale scontro con la Russia. La NATO, naturalmente, anche se l'Ucraina non è ancora un membro a tutti gli effetti, si schiera con Kiev. L'ingresso della Turchia per qualcuno è letto già come, diciamo, l'inizio di possibili ostilità. La Turchia è paese NATO, la sua attività è quantomeno sospetta su uno scenario su cui fino a questo momento Erdogan non aveva mai manifestato alcun interesse. Grazie Francesco Battistini e Elena Tafur Ambrosetti. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari con la collaborazione di Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese, montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi. Iscriviti alla serie nella tua app preferita. Riceverai ogni mattina la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico.